Thomas, ancora una volta in aereo, ancora in viaggio, questo inizio di stagione è incredibile. Sì, questa terza trasferta, la seconda consecutiva in Eurolega, si prende sempre l'aereo, sempre in viaggio, d'altronde l'Eurolega anche questo. Tanti viaggi, ma è difficile abituarsi per le condizioni, anche ti abbiamo visto entrare insomma non facilmente dentro l'aereo. Diciamo che le mie misure sono un po' fuori standard per i vari aerei, ma oggi si abitua a tutto. Di necessità e virtù, parliamo di basket, sei reduce da una grande prestazione di Roma, è un momento molto felice per te. Sì, sto giocando bene, sto aiutando la squadra in un ruolo che magari non è neanche il mio, però sto cercando di fare il meglio possibile e speriamo di fare bene anche questa domani sera. Abbiamo detto di necessità e virtù, tanti minuti anche nella posizione di 5 in queste ultime partite. Non è un'esperienza nuova assolutamente, però giocare con continuità in questo ruolo, che effetto ti fa? Insomma, non è facile, molti 5 sono più grossi di me e faccio un po' fatica magari in difesa quando loro mi prendono di mira sotto canestro o a rimbalzo. Per fortuna c'è una squadra che mi aiuta tanto sui rimbalzi come Sanichiz, Kangur e Moss, che danno una grande mano a rimbalzo e me la cavo in attacco, però in questo ruolo mi trovo a mio agio perché avendo anche il tiro da fuori posso metterli molto in difficoltà con la velocità anche. Ecco, nella gara di andata forse la fisicità e la loro capacità di prendere tanti rimbalzi fu una delle chiavi della sconfitta, con che bagaglio culturale arrivate a questa bagaglio di esperienza più che culturale arrivate a questa gara di ritorno? Ma diciamo che la prima partita era una partita strana, eravamo appena tornati dagli Stati Uniti con poco tempo per allenarsi, ancora stanchi dal fuso orario, insomma è stata veramente una partita difficile e mal interpretata da noi. Purtroppo l'abbiamo persa, adesso però siamo già più consapevoli di che squadra siamo, cercheremo sicuramente di far vedere quello che stiamo imparando, cosa abbiamo imparato in questa prima fase di Eurolega e cercare di vincere anche questa partita fuori casa. In bocca al lupo. Crepi, grazie.